L'altra volta c'era una tempesta su Catania, stavolta invece ragazzi arriva tardi il video degli spoiler completi che a quanto pare gli spoiler del 2028 sono sfortunati perché abbiamo avuto la diretta per quanto riguarda Dragon Ball Super Super Hero, quindi il, il film che arriverà nel 2022 di Dragon Ball e domani uscirà il nostro video completo sul canale con tutte le informazioni riguardanti all'evento che si sta tenendo proprio in queste ore al New York Comic Con. Ma passiamo subito agli spoiler ragazzi! Il titolo del capitolo 1028 sarà Serpente Brachio. La cover a colori sarà molto simpatica perché è dedicata ai videogiochi. Ci saranno infatti Nami e Usopp che giocano come streamer e sullo sfondo ci sarà quello che sembra essere lo schermo di un videogioco. Il gioco a cui stanno giocando è simile al gioco Super Smash Bros e i restanti 8 membri dei Mugiwara rappresenteranno i personaggi dei videogiochi. Per esempio Rufy sarà Ken della saga di Street Fighter. Zoro sembra essere un personaggio della Serie The Legend of Zelda. Sanji probabilmente è Inkling, dalla saga di Splatoon. Chopper è una scimmia, ma gli spoiler non sanno dirci a quale gioco appartiene. Quindi magari aiutateci voi se conoscete questa scimmia nei videogiochi. Robin è Morrigan, della saga di Dark Stalkers. Franky è Donkey Kong Mentre Brooke è vestito con abito e mantello E indossa anche una corona Ma non si sa a che gioco appartiene E poi c'è Jinbe Che invece è Mario Della saga di Super Mario Qual è l'attinenza tra Jinbe e Super Mario? <ride> Lo commenti anche tu Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul nostro canale per il video dedicato agli spoiler completi del capitolo 1028 di One Piece Ciao a tutti ragazzi! Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video E prima di cominciare ragazzi seguiteci su Instagram, importantissimo perché dobbiamo crescere, abbiamo raggiunto i 2000 ma dobbiamo proseguire e andare oltre Il capitolo inizierà nella stanza degli ospiti del castello di Onigashima Lì vedremo anche i membri della CP0 che hanno ricevuto una chiamata da da una certa persona. Il capo della CP0 segnalerà l'apparizione di un altro drago e supporrà che debba essere correlato al frutto creato da Vegapunk. Il capo della Cypherpol Zero capirà che il drago nuovo, essendo con Rufy, deve essere quindi un nemico di Kaido. Un personaggio misterioso dirà che non gli importa da che parte sta, entrambe le parti sono pirati. Vedremo il capo della CP0 arrabbiarsi un po'. Il personaggio misterioso dirà che nel caso in cui Kaido perdesse. Ci sono degli ordini dall'alto che chiedono, in tal caso, di prendere il controllo di Wano Kuni e metterla sotto il diretto controllo del Governo Mondiale. Tutta sta gran fatica per porre il piatto direttamente alla CyberPol Zero si sono fatti mali conti. Vedremo diverse navi che sono nel mare vicino a Wano Kuni. Non sembrano navi della Marina, probabilmente sono tutte navi inviate dal Governo Mondiale. Vedremo ancora una volta la scacchiera della CP Zero. Vedremo che la situazione è passata da 30.000 membri dalla parte di Kaido contro 5.400 membri dalla parte dei Samurai a 12.000 membri dalla parte di Kaido contro 8.000 membri dalla parte dei Samurai. Il capo della CP Zero dirà che questa battaglia si è trasformata in qualcosa di più interessante di quanto si aspettasse, ma che ancora non riesce a immaginare alla sconfitta di Kaido. Effettivamente, ancora nemmeno noi Crediamo che Kaido possa essere sconfitto, ma accadrà, ragazzi. Il personaggio misterioso dirà che c'è un altro ordine. Innanzitutto, scopriremo che questo personaggio misterioso è Rob Lucci. Lo vedremo in una stanza con Kaku e Stassi. Dirà che il membro dell'equipaggio dei Pirati di Cappello di Paglia, Nico Robin, è. Deve essere catturata. Ragazzi, qui entriamo di nuovo in un circolo che mi pare che già abbiamo visto e letto. Mi pare. Non importa quale sia il risultato della battaglia, Nico Robin deve essere catturata perché l'esistenza di quella donna, infatti, sarà la chiave per i pirati. Ma basta però con questa storia! Ma povera Nico Robin! Mentre lui ci dirà questo, vedremo che Robin si sarà già svegliata e starà combattendo al fianco di Brooke. Mentre... Cole attraverso il castello di Onigashima si passerà quindi alla zona inferiore dell'isola di Onigashima mancano 5 minuti 5 minuti prima che l'isola raggiunga la capitale dei fiori 5 minuti che saranno infiniti ma mancano 5 minuti Momonosuke continuerà a cercare di creare grandi nuvole di fuoco ma non ci riuscirà farà piccole nuvole sarà molto nervoso e disperato vedremo che Yamato nella sua forma ibrida, si sta arrampicando fino al suolo dell'isola. In un piccolo flashback vedremo che Yamato ha detto a Momonosuke che intendeva salire al castello per occuparsi delle bombe. Questo perché nel caso in cui Momonosuke fallisca, senza le bombe, il danno della caduta di Onigashima sarebbe notevolmente ridotto. Ma quando Yamato raggiungerà la cima, si trasformerà nella sua forma animale e correrà verso il castello. Alcuni dei pirati art la guarderanno in modo scioccato. Tutti i volumi di One Piece sono Pubblicati in Italia da Star Comics, vi ricordo che il 29 ottobre uscirà il volume 99 Limited Edition, con l'altra parte del poster che andrà a completare l'edizione del volume 98. Nella descrizione del video trovate il link Amazon per fare il pre-order. Come al solito vi ricordiamo che se siete alla ricerca di una community online su One Piece di unirvi al forum del NIF Team. Si passerà al livello del palcoscenico. Abbiamo Queen nella sua forma ibrida e Sanji. I due continueranno a combattere. Quinn attaccherà Sanji, ma il cuoco parerà e scriverà gli attacchi meglio che può. A questo punto Quinn si arrabbierà e colpirà Sanji che si schianterà contro alcune rocce. Quinn chiederà informazioni sulla tuta di Sanji, annotate infatti che la tuta lo ha fatto sparire, e capirà che si tratta dei poteri scientifici di Judge. Sanji non presterà attenzione a Quinn, penserà tra sé che c'è qualcosa che non va con il suo corpo, sempre qualcosa che non va per via della tuta. Sanji dirà a Quinn che non indosserà la tuta dei Wismok, soprattutto perché è quello che lui vuole. Quinn si stancherà e sparerà il suo attacco. Sanji salterà e schiverà e attaccherà Quinn con il suo Diable Jump Bianquit Grill Shot che brucerà lo stomaco di Quinn e lo farà volare. Quinn si alzerà e si trasformerà nella sua forma animale. Sanji si chiederà cosa deve fare per danneggiare Quinn, dato che i dinosauri sono molto resistenti. Quinn dirà a Sanji che gli farà sentire il potere dei dinosauri coloro che governavano il mondo cento milioni di anni fa, il potere dei re. Quinn poi allungherà il suo corpo, la coda e il collo, poi colpirà un muro con la coda. Lo vedremo usare una tecnica chiamata Serpente Brachio. Il collo e la coda di Quinn usciranno dal suo corpo, lasciando dietro di sé le gambe e il busto. E eh, non è che lui sia proprio un dinosauro effettivamente come 100 milioni <ride> di anni fa, qualcosa di anomalo ce l'ha. Tutti i presenti saranno scioccati e li vedremo tutti con la faccia scioccata di Ener. Di Ener sì, la faccia, quella, la, 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 la tipica faccia di Ener quando è scioccata. Faranno ovviamente questa faccia scioccata quando vedranno cosa ha fatto Quinn: ovvero staccare le sue membra dal suo corpo. Quinn catturerà Sanji e lo strangolerà con il suo corpo come un serpente gigante. Queen a questo punto dirà che questo è il suo potere e che nessuno è mai riuscito a scappare. Vedremo Sanji urlare di dolore. Queen dirà che anche quelli con l'acchi dell'armatura vengono schiacciati da questo attacco che distrugge ossa e organi. Chiederà a Sanji di mostrargli il potere della germa. Ma Sanji, convinto, continuerà a rifiutarsi. All'improvviso vedremo alcuni razzi uscire dal torso di Queen. Usciranno dalla sua schiena. All'elementari ho studiato altri tipi di dinosauri. Mi hanno mentito. Partiranno i razzi Dalla schiena di Quinn Perché quest'ultimo Nominerà il nome dell'attacco Mentre spiega a Sanji Come funziona il meccanismo Improvvisamente infatti I lanciabrachio Colpiranno Quinn Vedremo Quinn Arrabbiarsi con il suo busto Dicendogli che in realtà Non voleva lanciare l'attacco Mentre dirà tutto questo Quinn nominerà di nuovo Il nome dell'attacco per sbaglio E i missili verranno sparati di nuovo E Quinn si colpirà un'altra volta da solo E' un deficiente <ride> questo personaggio Dopo il secondo autoattacco Queen finirà per liberare Sanji. Ha fatto tutto lui. <ride> Stupidissimo. Queen dirà che tutte le ossa di Sanji dovrebbero essere rotte, quindi non dovrebbe potersi rialzare. Tuttavia, Sanji si rialzerà. La sua gamba sinistra sarà rotta in più parti e anche la sua schiena verrà colpita. Camminerà come uno zombie. Chopper chiederà a Sanji come sta. Il cuoco dirà che fa male, ma che stranamente riesce a muoversi. Ed improvvisamente, ragazzi, tutte le ossa di Sanji Torneranno al loro posto. Vedremo Sanji preoccuparsi che il suo corpo si stia trasformando. Si preoccuperà di acquisire gli stessi poteri dei Vismuk. Vedremo infatti Sanji pensarci mentre ricorda una scena del suo passato in cui ha preso a pugni la faccia di Ichigi. Mentre Sanji sarà distratto, Quinn ritornerà alla sua forma ibrida e attaccherà Sanji da dietro con la sua spada. Quinn quindi colpirà il collo di Sanji e parte del suo viso con la sua spada. Attenzione ragazzi perché la spada si romperà in pezzi quando viene a contatto con il corpo di Sanji. Vedremo Sanji molto arrabbiato e dirà che non vuole diventare un mostro come i Vismo. In tutto questo, Queen sarà molto scioccato. Gli spoiler finiscono qui. La prossima settimana One Piece purtroppo sarà in pausa. E con questo è tutto, ragazzi. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima! Ciao ragazzi!